Novità, alla conduzione ci saranno ancora Gigi e Ross non licenziati, quindi grandissima novità, suppongo. Fatima Trotta con un personaggio molto molto carino, Elisabetta Gregoraci sempre più bella, sempre più brava, e poi tante novità, comici nuovi. Verve, freschezza, simpatia. Gigi e Ross sono il motore di Made in Sud, che riparte stasera su Rai 2 alle 22:30 dagli studi di Napoli. Comicità vincente anche in prima serata, il ritorno nel prime time a novembre con alcuni speciali. Non ce la facciamo più a sentire la gente, dice troppo tardi, andate in onda. Un po' di pazienza, partiremo a novembre in prima serata. Un sorriso in corsia lo portano tre piccoli pazienti del Santo Bono di Napoli. Per loro lanciano un appello. Loro hanno costantemente bisogno di piastrine e sangue, quindi se siete all'ascolto potete fare questa cosa, è una cosa molto molto bella. Lo stadio è a pochi metri dalla Rai, le affinità con il Napoli, assicurano, sono importanti. Questa sinergia tra Made in Sud e il Napoli che funziona. Noi siamo arrivati in prima serata, loro sono arrivati in Champions, quindi incrociamo le dita. Ciao, ci vediamo stasera, Made in Sud 23:30, Rai 2. Sì, tutto, Made in Sud.